La settimana della cultura d'industria promossa da Confindustria è un'iniziativa che Confindustria promuove ormai da diversi anni per portare all'attenzione di tutti la cosiddetta cultura d'impresa, cioè quella serie di saperi che si sedimentano all'interno delle aziende che in qualche modo ne costituiscono appunto la cultura, il saper fare, il modo di operare quotidiano. Quest'anno un'industria Calabria ha voluto realizzare a Soria Mannelli la sua iniziativa regionale che andava in scena appunto in contemporanea in tutta Italia, ed è stata anche l'occasione per abbinarci il PMI Day, che è una giornata invece organizzata da piccola impresa di Confindustria per raccontare ai giovani, soprattutto alle scuole, come si fa impresa, aprendo le porte delle aziende alla possibilità per i ragazzi, per le scuole, di fare un'esperienza di visione da vicino di come nascono i prodotti, di cosa c'è dietro la lavorazione dei prodotti. È stata una 3 giorni che abbiamo organizzato qui a Soria Mannelli a cura delle aziende associate a Confindustria, a Un'Industria Calabria, vale a dire il Lanificio Leo, Camillo Siglianni, Profiltech, Rubettino e Muraca, che è un'azienda del settore agroalimentare di Cicala. È stata una 3 giorni, dicevo, che è stata centrata proprio sul tema del valore culturale ed economico che le imprese rappresentano per i territori, del loro impegno sui territori per appunto aprirsi non solo al fare impresa, ma essere attori protagonisti della crescita culturale e sociale dei territori. E lo abbiamo fatto chiamando una serie di studiosi, testimonial che si occupano di questi temi a livello nazionale, provenienti dalle università, provenienti dal mondo dell'impresa, provenienti dalle fondazioni di impresa, provenienti dal mondo della comunicazione e del design. Ed è stato in qualche modo un'occasione per aprire una serie di seminari, una serie di dibattiti su come appunto l'impresa può essere attore positivo dello sviluppo dei territori. Particolarmente interessante è stato il dibattito finale, quello che ha concluso questa 3 giorni di Soria Mannelli, nel quale insieme ad Antonio Calabro, che è il presidente di Musei Impresa, l'associazione nazionale che raggruppa tutte le aziende che hanno costruito dei musei d'impresa, e Fortunato Amarelli, che è il amministratore della Amarelli Fabbrica di Liquirizia, che costituisce un caso di eccellenza nella nostra regione non solo come azienda leader del settore agroalimentare in Calabria, ma anche come azienda che ha costruito un museo d'impresa che è diventato un modello per tutti di come appunto è possibile mettere in scena i valori aziendali, la storia, la cultura, l'identità di un'azienda e farla diventare un attrattore per i territori. L'idea che abbiamo lanciato qui insieme a tanti altri imprenditori storici della nostra regione è quella di costruire una strada dei musei d'impresa, un cammino dei musei d'impresa attraverso i quali appunto sarà possibile entrare nella storia delle aziende e in qualche modo aggiungere una fetta di offerta turistica, in questo caso di turismo esperienziale, turismo delle produzioni, che è sempre più in crescita nel nostro paese. Si pensi al successo che hanno alcuni musei d'impresa, Ferrari per esempio è quello più visitato, lo stesso Amarelli che è il secondo museo d'impresa più visitato in Italia, ma ne stanno nascendo tantissimi in molti settori che appunto in qualche modo colgono questa domanda, di questo bisogno di, da parte dei viaggiatori, dei turisti, ma anche dei consumatori, di capire cosa c'è dietro i prodotti che magari trovano sugli scaffali del supermercato, quali saperi, quali vite, quali persone, quali sacrifici, quanto lavoro ci sia dietro e soprattutto quanta saper fare appunto ci sia dietro. È stata un'iniziativa che ha avuto un notevole successo di partecipazione non solo da parte del mondo dell'impresa, non solo da parte del mondo della scuola, ma anche appunto di turisti, di viaggiatori che sono venuti ad ascoltarci. Un nutrito gruppo, per esempio il Touring Club, è stato con noi in questi giorni a seguire le iniziative, sono arrivati da tutta la regione e questo in qualche modo è il segno che c'è un bisogno di ragionare su questi temi che sono sulla frontiera dell'innovazione, che da molti anni in paesi, per esempio del Nord Europa, sono nell'agenda quotidiana delle politiche pubbliche per appunto
allargare lo spazio della fruizione di